Buongiorno Marco, ben trovato al nostro caffè della mattina a parlare un po' di psichiatria. Buongiorno e buon caffè anche Allora, io oggi vorrei parlare con te di un tema che sta diventando estremamente serio e preoccupante, che è il tema degli esordi di un disturbo psichiatrico in età giovanile. Diciamo che il Covid, perché bisogna fare riferimento anche a questo, ha, come dire, slatentizzato un problema che c'era sempre stato, però al tempo stesso, probabilmente come concausa nella manifestazione del disturbo, ha aumentato terribilmente come dire, l'incidenza dei disturbi mentali gravi nelle fasce giovanili. I pronto soccorsi, diciamo, degli ospedali pediatrici sono stracolmi di richieste d'aiuto per problemi di tipo psichiatrico da parte di fasce di età sempre più giovanili. È aumentato per certi versi, lo sappiamo, il consumo di sostanze. Insomma, sembra esplodere, no? Una fascia d'età sempre più giovane, esplodere nel senso di presentare la manifestazione di patologie mentali gravi che necessitano di un intervento serio e complesso. Ecco, io credo che sia importante provare a parlare con te di come ci si deve comportare come medici, ma credo anche come caregiver, no? Nei confronti dell'emergenza di un problema psichiatrico serio, visto che la cosa, ripeto, sono dati che si conoscono anche dalla stampa, voglio dire, è una cosa che si sa, diciamo, il malessere giovanile è in aumento esponenziale. Proviamo un po' a parlarne. Sì, è un argomento strategico, direi, non solo importante, ma strategico per i nostri servizi di psichiatria, ma soprattutto per la comunità in generale, perché occuparci di giovani e di sofferenza dei giovani vuol dire occuparci in certa maniera del nostro futuro. È apparentemente un problema nuovo. Hai ragione quando dici che la pandemia ha slatentizzato degli aspetti. Io ricordo 20 anni fa. 20 anni fa circa, primi anni 2000, i lavori di Patrick McGorry, uno psichiatra australiano che per il suo lavoro ha ricevuto anche la nomina di cittadino dell'anno Australia, che è una prima volta che uno psichiatra riceveva questo tipo di riconoscimento, che ha iniziato a studiare proprio gli esordi in quelle fasce e alcuni in Italia, cito tra tutti il professor Cocchi di Milano, sensibile a queste scoperte, hanno incominciato a lavorare. E cosa si sapeva allora? Si sapeva che in realtà l'80% degli esordi delle malattie psichiatriche gravi avviene in una fascia d'età ben precisa, che è quella da inizio adolescenza, cioè tra i 12 e i 14 anni, e i 20-25 anni, cioè quella fascia che noi chiamiamo adolescenza, cioè l'uscita dall'infanzia e l'ingresso nell'età adulta, sembrerebbe essere una fase critica per l'esordio delle malattie mentali, soprattutto di quelle gravi, quindi parlo delle psicosi, del disturbo bipolare, della depressione maggiore, di alcuni disturbi d'ansia. 80% è tantissimo. E il corollario a questo era che se noi volevamo intervenire in maniera efficace su tutte le malattie che sono recidivanti, cioè se non trattate e si ripresentano nel tempo, era necessario essere tempestivi, cioè riconoscere e trattare precocemente. Quando io dico trattare non intendo dire dare farmaci, intendo dire riuscire a trattare, poi diremo nelle istruzioni per l'uso come, in modo che la direzione non fosse verso una cronicizzazione, ma verso una guarigione. Il problema è che i cosiddetti servizi generalisti, già negli anni 2000, non intercettavano facilmente questa fascia d'età. Un po' perché identificati come servizi stigmatizzati, cioè che trattavano la cronicità, un po' per lo stile di lavoro, tendevano a non riconoscere facilmente, non avvicinare, non trattare. E, diciamo, le sentinelle sul territorio, medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, famiglia,
insegnanti spesso non avevano gli strumenti per distinguere una crisi adolescenziale da un esordio di una malattia. A distanza di 20 anni di cammino ne abbiamo fatto molto in realtà e devo dire che se il Covid ha creato la situazione che tu definivi, i servizi oggi, almeno nel nostro paese, non sono così allo stadio zero. Hanno costruito diciamo, dei modelli di intervento, delle sinergie anche tra servizi psichiatrici e non psichiatrici, ma certo cammino ne dobbiamo fare ancora molto perché, e qui entro nella risposta all'istruzione per l'uso. Ci sono due problemi strategici nel trattamento di questi pazienti. Uno, il riconoscimento. L'esordio di una malattia psichiatrica nell'adolescente è spesso di molto diverso da quello che vediamo nell'adulto. L'espressività clinica è aspecifica, quasi sempre l'inizio dei sindromi è subdolo, cioè non ha quelle che sono come le caratteristiche tipiche del disturbo, a volte è estremamente aspecifica, e quindi ci vuole grande esperienza, della prima parola d'ordine, per poter distinguere quello che può essere un normale momento di crisi. L'adolescenza si identifica come una fase di passaggio, anche fisiologicamente. Riconoscere invece quelli che sono i primi segnali, e poi se vuoi diremo come si fa questa operazione. Secondo, per poter avvicinare un giovane c'è bisogno di lavorare molto con quelli che sono degli interlocutori non sanitari, perché è difficile che un giovane vada a un servizio psichiatrico, è più facile che vada che abbia, come dire, interazioni con la propria famiglia, con i propri amici, con l'insegnante, in alcuni casi col proprio medico di medicina generale, e sono questi gli interlocutori in realtà in prima battuta spesso, che però bisogna riuscire a creare delle collaborazioni strette con questi. Terzo, non meno importante, il pacchetto di interventi è sempre un pacchetto complesso. Nella stragrande maggioranza dei casi non si esaurisce nella valutazione psichiatrica o neuropsichiatrica se parliamo di minori, ma richiede trattamenti psicologici, trattamenti psichiatrici, in alcuni casi trattamenti riabilitativi o psicoeducativi, quindi richiede un'equipe di lavoro che, come tutte le equipe, richiede competenze e risorse. Questo solo per dare una prima, come dire, immagine dell'orizzonte in cui ci si muove. Ecco, tu parlavi dei segnali, no? Dicevi, ne parlo. Ecco, quali sono i segnali che in qualche maniera andrebbero colti per, come dire, individuare la presenza di un disagio importante che va al di là del fisiologico disagio del crescere? Perché poi bisogna stare anche attenti che esiste anche, come dire, nell'adolescenza, nella giovane età, una fisiologica sofferenza. Che va lasciata stare perché, come dire, è il modo per crescere, perché bisogna passarci in mezzo per crescere, non è che non si Certo. deve soffrire. Ecco, voglio dire, la fantasia di una vita felice e spensierata credo che sia una delle stupidaggini più grandi che esistano, come pure, come dire, la fantasia che l'adolescenza sia un periodo meraviglioso è un'altra roba che se uno si guarda indietro con occhio sereno e critico di se stesso, sa perfettamente che ne ha passate di cotte e di crude e che comunque è arrivato fin qua. Ecco. Sì, peraltro che crea un sacco di sensi di colpa negli adolescenti che pensano che appunto avrebbero il dovere di essere felici e non lo sono. Quindi culturalmente questi sono modelli non solo inutili ma pericolosi. Beh, certo, il problema non è solo come riconoscere, ma è come identificare i soggetti a rischio. Cerco di spiegare la differenza. Certamente alcune, come dire, dimensioni vanno tenute in conto e non sono tanto i sintomi che, come dicevo, possono essere aspecifici: ansia, insonnia, problemi di calo, di sbalzi di umore, che possono essere anche del tutto simili a quelli che sono momenti di crisi adolescenziale, come dicevi tu. Ma per esempio un progressivo ritiro sociale e uno scadimento nel funzionamento. Quindi ragazzo che incomincia a avere un rifiuto scolastico, chiudersi per esempio ai contatti sociali, abbandonare gli amici, chiudersi nella propria camera, rifiutare il contatto con gli adulti, col mondo degli adulti, di un'intensità che è decisamente, come dire, differente rispetto allo standard di funzionamento precedente, per esempio. Oppure un soggetto che accompagna a questo dei fattori di rischio ambientali. Abbiamo già citato di sfuggita all'uso di sostanze, che oggi è uno dei
fattori, diciamo, determinanti in senso negativo nell'insorgenza dei disturbi, o un soggetto che ha una familiarità per disturbi psichiatrici. Pur non potendo definire nessuna malattia psichiatrica come una malattia ereditaria, sappiamo che esistono dei fattori di vulnerabilità che sicuramente identificano soggetti a rischio. Questo, diciamo, queste tre dimensioni, e cioè livello di funzionamento personale e sociale, fattori di rischio familiare, fattori di rischio ambientale, potremmo aggiungerne molti altri naturalmente, incominciano a dare peso a quello che possono essere dei sintomi ancora allo stato grezzo, ma che vanno a quel punto monitorati nel tempo. Cioè la differenza è, davanti a questo, come dire, lascio perdere, non faccio nessun intervento, o inizio a monitorare anche senza trattare, ma a monitorare una situazione che potenzialmente è a rischio. Ecco, il monitoraggio diventa un atteggiamento attivo di vigilanza che nelle prime fasi, primissime fasi, può essere anche l'intervento più appropriato. Non è che bisogna correre in quarta in tutti i casi nel trattare, ma nel monitorare situazioni a rischio, sì, perché se ci pensi un attimo, questo è l'atteggiamento che in medicina abbiamo. Ecco, pensiamo a un esordio non so, di un'ipertensione, di un diabete in giovane. Può capitare. Non è che davanti a un movimento della glicemia noi corriamo in quarta a trattare tutti gli adolescenti come se fossero diabetici, ma certamente tra un giovane che non ha nessun fattore di rischio personale, familiare o ambientale, è un soggetto che ha la mamma diabetica, è a sovrappeso, è uno stile alimentare inadeguato, non abbiamo lo stesso atteggiamento. Dovremmo fare degli interventi differenti, prima ancora di trattare in senso farmacologico, dovremmo dare delle indicazioni differenti e monitorare diversamente i soggetti. Ecco, è un po' la stessa cosa in psichiatria. Quindi, l'atteggiamento attivo. Allora, io ricordo che quando abbiamo cominciato a occuparci di queste cose, l'atteggiamento era esattamente l'opposto, e cioè la paura di psichiatrizzare dei giovani, quello che un po' tu dicevi, no? Psichiatrizziamo l'adolescenza normale, spingeva a, come dire, tentare di rimandare questo monitoraggio psichiatrico, un po' per paura di stigmatizzare la normalità. Oggi direi che chiunque si occupa di giovani sa che l'atteggiamento è esattamente l'opposto. Davanti a soggetti con fattori di rischio, io devo mettere in campo un monitoraggio attivo per poter identificare precocemente poi gli stigmi di una malattia e intervenire in maniera adeguata. Quindi temo che ancora oggi ci sia il rischio di falsi negativi, non di falsi positivi. Ecco, però c'è poi una domanda, l'ultima, che però è molto importante, che è il tema invece del trattamento che necessita di un'ospedalizzazione. Ci sono due vie, ante due, parliamo di giovani molto tristi, voglio dire, dispiace se si deve arrivare a un ricovero. C'è da un lato il ricovero, parliamo di minori, c'è da un lato il ricovero in un ambiente psichiatrico. E deve intervenire il tribunale dei minori, ci vuole il permesso ovviamente dei parenti perché non esiste il trattamento sanitario obbligatorio per il minore, ma esiste comunque per il minore sempre un ricovero coatto perché la legge dice che il minore viene mandato con una disposizione del tribunale dentro un reparto di psichiatria. E quindi come tale è sotto una giurisdizione particolare. Ma al di là degli aspetti, come dire, medico-legali che interessano poco, il tema che io ti pongo invece è un altro. A fronte della necessità di un ricovero in ambiente, diciamo, di cura ospedaliero, è meglio che il ragazzo, la ragazza, venga mandata in un reparto di psichiatria per adulti o sarebbe meglio che tutti gli ospedali pediatrici disponessero di un reparto di psichiatria per poter trattare in maniera competente questo tipo di patologie quando necessitano, e stiamo parlando quindi di situazioni acute e gravi, di un ricovero ospedaliero? Beh, allora, una velocissima premessa, soprattutto per i familiari e i pazienti che ci ascoltano. La stragrande maggioranza dei pazienti non necessita di un ricovero ospedaliero. Le terapie in psichiatria nel 95% dei casi vengono praticate a domicilio, in ambulatori, fuori dove la gente vive, non necessitano né ricoveri ospedalieri né di trattamenti residenziali, che sono necessari in alcuni casi, che devono essere
disponibili e appropriati nel loro funzionamento, ma per fortuna riguardano una minoranza dei pazienti. Lo dico per fortuna perché è sempre un evento traumatico comunque, sia un ricovero che un periodo in una struttura comunitaria. Rispetto invece allo specifico della tua domanda, beh, la risposta nel mondo ideale è no, ci vorrebbero dei reparti specifici perché per un semplice motivo che il giovane, non, da un lato, come dire, è già uno stress, l'idea di un'esperienza traumatica, il ricovero in sé, che come dicevi tu spesso avviene con modalità anche di urgenza da un punto di vista giuridico, ma soprattutto lo stile di lavoro del reparto e il confronto inevitabile con la cronicità. In un reparto adulti ci sono pazienti spesso che hanno invece una vita, una storia di malattia consolidata e hanno, ahimè, anche a volte degli esiti legati alle proprie patologie. Quindi il confronto con la cronicità in un ambiente non nato per questo tipo di pazienti, chiaramente è un'esperienza che può essere estremamente traumatizzante, a volte necessaria perché a casa non ci sono le condizioni di poterlo trattare, ma molto. E devo dire che avendo lavorato per 40 anni nel servizio pubblico, lo so tutta la fatica che i clinici fanno, uno nel cercare di non ricoverare le persone se non strettamente necessario, i giovani se non strettamente necessario, e tutti i tentativi di creare un ambiente confortevole anche all'interno di reparti non nati per questo. Quindi deve essere chiaro a tutti quelli che ci ascoltano che i clinici non ricoverano volentieri e fanno di tutto per renderla meno traumatica possibile questa esperienza, cercando di, in molti casi, come dire, garantire la presenza di un familiare, per esempio, nel reparto, in modo che l'assistenza sia anche fatta con la familiare presente, cercando di dotare, pur nelle scarse risorse, di una camera singola, cose, anche cose molto pratiche ma molto utili. Però sicuramente avremo bisogno di più reparti specifici, specializzati per questa patologia, anche di tipo sovrazonale, non penso che ci debba essere in ogni singolo ospedale, ma certo in grossi ospedali in ogni regione, perché ad oggi siamo assolutamente sottodotati di questa tipologia di reparti, che poi vuol dire reparti dove accanto a una competenza specifica psichiatrica ci siano anche risorse di tipo psicologico, penso quindi a psicologi, a tecnici della riabilitazione, educatori, che possono anche nella fase acuta mettere in campo già, diciamo, dei progetti di cura che non vuol dire che non integrini solo il trattamento medico, che è un po' uno dei dogmi del trattamento nell'adolescenza, cioè trattamenti integrati. Sono totalmente d'accordo, cioè diciamo che il problema è, da un lato, come dicevi tu, fare un monitor per stare attenti a quelli che possono essere i segnali, senza psichiatrizzare, ma al tempo stesso senza negare l'evidenza, dall'altro chiaramente quello di, ove compaiano problemi seri, inserire il minore, il giovane, in un percorso. E per fare questo effettivamente ci vogliono, da un lato, mi sembra di dire, molte figure professionali coinvolte, ma dall'altro anche proprio un percorso fatto di, come dire, strutture non necessariamente di ricovero specifiche. E questo credo che sia un qualcosa che manca. Diciamo che no, diciamo, non manca totalmente perché per fortuna i dipartimenti, direi in tutta Italia, in buona parte d'Italia, si stanno organizzando con le risorse che hanno, però certamente non siamo ancora pienamente, non abbiamo risorse sufficienti. Per seguire il tuo ragionamento, da un lato quindi non aver paura di entrare in partita in maniera precoce, perché questo ci permette di vedere, come dire, allo stato nascente una patologia, sapendo che lì si può cambiare il destino di quella malattia, se noi interveniamo precocemente. L'intervento può essere anche un intervento psicoterapico senza farmaci. In molti casi il primo intervento è addirittura di tipo psicoeducativo, cioè permettere al ragazzo di non perdere la scuola è un intervento terapeutico. Riuscire a fargli dare la maturità è un intervento terapeutico, riuscire a fargli praticare uno sport è un intervento. Quindi non sto parlando di farmaci, che in alcuni casi sono necessari, ma non sono, diciamo, l'elemento determinante nelle prime fasi. Però bisogna essere lì presenti, perché altrimenti l'entrata in partita della psichiatria dopo 2, 3, 5 anni di malattia non trattata e non riconosciuta, quasi sempre si accompagna a un esito peggiore. Io ricordo un aneddoto su tutti.
Vent'anni fa qualche collega dei servizi sociali, che a volte vengono chiamati in causa in prima battuta, una famiglia problematica, a volte nei minori si rivolge al servizio sociale, dirci quante volte abbiamo bisogno di un intervento perché c'è un giovane in quella struttura educativa che non riusciamo a tenere, sapete, l'abbiamo tenuto lontano dalla psichiatria finché abbiamo potuto e adesso non ce la facciamo più. Ecco, questa è l'antitesi dell'intervento preventivo. L'intervento preventivo è: se c'è un soggetto a rischio, la psichiatria entra in partita subito. Poi decidiamo che non debba intervenire come a gamba tesa, come si dice con una metafora calcistica, ma noi dobbiamo intervenire presto per fare le cose bene. E questo è, come dire, l'esatto contrario di quell'atteggiamento di finta tutela, che vuol dire in realtà allontanare una terapia efficace. La seconda cosa rispetto alla specificità, parliamo quindi di equip. Quindi di gruppi di operatori di diversa professionalità che hanno delle competenze specifiche, non solo in termini di conoscenze scientifiche, ed è evidente che se ti occupi di adolescenti, ti occupi, abbiamo detto, di quadri di espressività differente, anche di risposte ai trattamenti che non sono sovrapponibili a quelli dell'adulto, ma vuol dire anche uno stile di lavoro. Abbiamo imparato sul campo che non si può costruire dei servizi che funzionano, per esempio, ad appuntamento, come la stragrande maggioranza dei servizi funzionano. Ognuno di noi prenota una visita giovedì alle 11. Un adolescente non funziona così. È difficile che risponda a quel modello. C'è bisogno di servizi flessibili, che diano risposte tempestive, che siano capaci di cambiare la propria organizzazione in base alla domanda, e quindi servizi che devono essere organizzati diversamente, sia in termini di professionalità, sia in termini proprio di stile di lavoro. Tant'è che i dipartimenti che hanno costruito delle equipe, e devo dire che è stata un'esperienza molto molto utile essersene occupati, sono servizi che hanno identificato degli operatori dedicati. È difficile che un servizio generalista possa fornire un servizio di qualità in questa fascia d'età. La scelta, e lì entriamo nell'organizzazione, forse non abbiamo il tempo, è immaginare questi servizi come appunto servizi, come dire, monadi, staccati dal resto del servizio sanitario oppure integrati nei dipartimenti. Io penso che la soluzione, la seconda, sia più efficace. Questi dovrebbero essere aree di specializzazione a livello di dipartimenti forti, ma fortemente integrati tra di loro. Non credo ai centri dedicati che però poi arrancano quando si trovano a trattare situazioni di passaggio, per esempio, per età o per patologia ad altri servizi. Quindi io penso che questa possa essere un'area di specializzazione all'interno dei dipartimenti di salute mentale e dipendenza. Guarda, sono totalmente d'accordo. Io credo che ogni qualvolta in psichiatria si creano delle bolle e dei, come dire, e dei luoghi riservati senza questa continuità che è tipica del nostro lavoro, che è tipica peraltro della progressione della patologia, si fanno solo dei disastri. E quindi vediamo un po'. Io ho fiducia, voglio dire, ho fiducia. Grazie Marco. Grazie, grazie a te Francesco, alla prossima. Alla prossima.